vita e la cosa che ha fatto appunto in questo memoriale è la quotidianità, man mano leggendo il libro, la quotidianità naturale, normale, sta diventando una quotidianità di guerra, una quotidianità crudele, una quotidianità appunto che usa lo stesso solito linguaggio per trovare un po' di patate per la cena e per trovare un posto per seppellire poveri resti umani dilaniati dalle bombe. Tutto qui.